Buongiorno, buongiorno a tutti i coccodrilli. Occhio pecoro. Pecorizzato al massimo stamattina, gliela fa aprirlo. Però adesso piano piano. Si vola! E pecorizzare. Un bello schiso. Ah, vedete come si depecorizza l'occhio? Bevete il caffè? Ah, al top. Dunque, oggi è martedì. No, così no, vabbè, sta pieno di figa, oh. Smettila, questa figa. Madonna, ma me l'ha fatto scorsa. Stupida. Comunque, sta pieno, raga. Cioè, io non capisco. Cioè, poi, quando vedi fai no, così come per dire, come è possibile? Sta pieno. Vuole fare quello sveglio? Mette la sveglia, ma in realtà si sveglia tipo alle 11. L'invasione di letto. Non va bene. Ma che vuole? Oh, per dire, ma va via, va. Però l'ho detto, fuori del letto. Va via. Che cazzo d'altri? Oh, ma dammi le spintelle, Ma che vuole? cazzo. Ma dove fuori del letto? È lo tronco, mi sente. Ok. Uffa. Oh, alza la capoccia! Alza la testa! Oh! Alza la testa, non la fai più. Oh! Alza la Ma testa! devo tenere! Ma se non ce la fai così questo. Buongiorno! A me. Buongiorno, buongiorno. Non basta che te le metto, non la sveglia alle 7? Ma sono le 8. Ah, ti dico io, mannaggia il bro. Buongiorno. Ma buongiorno un cazzo, buongiorno. Comunque fa sempre ridere quando mi ficco in mezzo al letto, cioè. Nonno se la prende sempre con nonna all'inizio, non capisci? Adesso siete pronti? 3, 2, 1, Nation Sweden. Scusa Edo, tu vabbè è nato allenare il Crotone, no? È vero? Sì. Quindi tu sei un cretino. Sì. Grande. Arrivato all'Accademia Intrecci, guardate che bello. Ecco qui Marta. Che Ciao a tutti. ci dici? Ah, che i ragazzi non vedono l'ora ad ascoltarti. Bene, allora andiamo. L'intervento all'Accademia Intrecci è finito, vi ringrazio, eccoli qua tutti gli alunni. Un applauso mi potete fare. Grazie. È bello, sono belle quelle cose sentite e vere, quindi grazie mille ancora. E adesso abbiamo una bella degustazione, vero? Mi raccomando. Degustazione di ostriche. Guardate, pensa nonno Faustino come arzugava. Arrivate 8 ostriche, tutte da arzugare. Questa addirittura è chiusa, un po' sentiamo se c'è qualcuno. Ah, c'è. Tutto il panorama ostricolo che esiste oggi, quello un po' più conosciuto. Partiamo dalla selezione intanto dalla più sapida e dalla più dolce. Diciamo che la degustazione l'ho fatta la più dolce perché la più dolce è un'ostrica un po' più grassa. Pietro, il re delle ostriche, quindi spiegaci velocemente queste 8 ostriche. Abbiamo 8 tipologie diverse.
Partiamo da Marenne fino ad arrivare all'Irlanda, passando per la Bretagna, Normandia, l'Italia con San Michele e la nostra Bellona. Eccole qua. Una domanda, le ostriche si arzugano? Eh? Sì. Oh, si arzugano, quindi le ostriche si arzugano, se lo dice Pietro. Okay. Arzugo, arzugo. Questa sta piena. Mamma mia. Piena. Come si mangia? Bene, si mangia bene. Allora, stiamo facendo il tampone. Fermo. Che te piace di me? Dillo al nonno Faustino, fai lì un dugrogno. E una degustazione di champagne, ecco qua, con Dominga, la padrona di casa, e Alberto Lupetti, grande esperto numero uno. Incredibile, pensate a una grandissima persona e vi viene in mente sicuramente Andreone! Tazzo! Regalato! Che è? Fa vedere un po' la maschera! Com'è? Com'è? Bella! Ti piace? Un po' provela, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Attenzione, sta indossando la mascherina del coccodrillo! De pollo! De pollo! Apri prima! Grande, vieni qua, ti voglio bene, amico mio, vieni qua! Vai, vediamo. Oh, sei contento? Ti sta bene? Sì. Com'è? Questo oh. È meglio, questo si. Troppo questa. Si caricano! Tazzo, passo! Passo nuovo! Passo vecchio! Al top, lui è il top. È bello avere degli amici, ma degli amici speciali è ancora meglio, vero? Sì. Tazzo! Tazzo! De pollo? Voglio. Quanto mi arriva a 30.000? Fatela arrivare a 30.000. Ne ha 4. Tu niente? Ma qualcosa, amore. L'ha detto che non vuole più. Niente. Dai, ma prendi una piadinetta, dai. Oh, se è piena è piena, eh. Non incominciare subito a fare prepotente. Se faccio un blocco, tranquilla. Puoi dire a tuo figlio Mariano di smettere di giocare? Eh? Leo? Papà Leo? Sì! Sì! E l'ho detto! Non sono andata, ero stata nominata. Oh no! Oh no! Maggio la carretta! Che stai a fare, nonna Marie? Eh? Le torte? 22.06 torte di Pasqua le fa solo lei. Incredibile, guardate questo formaggio formaggiato. Guardate che lavoro! Guardate che lavorazione! Oh no! Fammi vedere! Quando c'ho da fare, lasciami bene! Ma che stai a fare? Lascialo fare! Che stai a fare? Ti do un calcio di coglione! Dimmi che stai a fare! Ambe! Che stai a fare? Quando c'ho da fare, lasciami perdere! Ma che stai a fare? Indaffarato, indaffaratissimo, sei tutto indaffarato, guarda che lavoro, quanto sei indaffarato, perché da te ti piace fare tutti i lavoretti, e tu ti piace fare i lavoretti perché lo che fai le torte di Pasqua, ti piace fare i lavoretti e ti piace soprattutto... Oh, porca! No! Domani sarà il tuo compleanno, ci sono due sorprese, ok? Va bene, due sorprese, va bene, sei contento, vieni qua, bella, bella, due che? Fatti gli affari. Invidioso, vai, che via, noi via, fateti la boccina, fateti il sottopalla, fateti la boccina, sottopalla e il capellino, guarda come ride l'invidioso. Andato, rappresenti il tuo mattino Frattini? Che? Sto cazzo. Sto cazzo, mettono un tuo culo, sto cazzo. No! Com'è? Te dico sempre, dallo da una bella sorca, da una bella sorca.
da quella non gliele dai, metto l'onto al culo. Almeno trovo il posto. Ma che porco. Io veramente, sempre a pensare di lì. Tutto palla, che... Tutto palla, lascialo qua, che a me mi serve. Che c'è? Mi auguro da te che non ti serve. Fa sentire sto... Levati! Fa sentire sto... E lascialo fa! Lascialo fa. C'ha ragione, no? Non è bello che ne dice niente, ma ti al bagno! Ma che fa? Che la fa? No, che la fa? Questo un problema. Che la fa? Dimmi che la fa? Il cro... Ah no, il cro... Che la fa o no? Dimmi che la fa. Mi piace sto festival? No. Perché? Perché da me mi piace. Perché non ti piace? Perché è moderno, non mi piace. Ma le canzoni le capisci? Ma non le capisco, le capisco, no. Non cantano, che... parlano. E tu come vorresti? E voglio condagli a fanculo. Ma perché? La lasciami via. E Amedeus? Sì, Amedeus è stato lì con quell'altro scemo. Ah, anche quella che è stata. Come mai? L'unica cosa che mi dispiace che non ho visto Ibra, che non l'ho potuto vedere perché stavo al bagno. No? Allora, no. Salutalo, salutalo. Ciao Ibra! Meglio, meglio. Ah, ciao! Meglio, meglio. Ma meglio come? Salutalo meglio. Ibra, ciao, ciao! Meglio, meglio. Ma vaffanculo allora! Oh. Meglio, meglio. Oh. Come meglio? Sì. Chi ti ha chiamato? Mi ha chiamato una e io ne so. Pronto, pronto. Prima mi rispondeva, dopo mi ha fatto pronto. E quella, sto cazzo, metto lontano la sorca che è da gusto. Io. Ma tu così gli hai risposto? E come? Mi viene a dire sta cazzo da me. Mi ha chiamato sto cazzo. Certo. Io vado a dormire. Era ora. Fa un po' di pennello. Me levo. Coglione, mi fa incazzare! Subito! Ecco, buonanotte! Oggi, stasera non ti voglio far incazzare! Anche se voglio fare il pennello, non del po', vabbè? Sì, ma tanto io vado via, che mica sto vedendo a questo! La per te ti piace? Che? Ah, meglio! Perché che fa? Ma cammina, va! Adesso che fa? Questa gonna è ora che sta a casa, a no. Fare la soletta, beh, come si è vestita! Che la... Cambi! Tutta spiegata! Ti denuncia la Bertè, eh? La denuncia è Bertè, mica per me, Bertè, 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 Bertè. Per me allora le dico io. Coccodrilli, buonanotte. Domani super compleanno della nonna, quindi state connessi, ci sarà due sorprese per lei. Vediamo chi indovina. Niente, io vi ringrazio ancora per oggi, per i bellissimi messaggi. Vi vorrei abbracciare uno a uno con sto pigiama, però non è possibile. Attenzione, sta arrivando, incredibile, eccolo qua, Rocchettone. Ciao Rock, saluto tutti. Ciao, un intruso incredibile. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani. L'ho detto 7 volte, quindi domani ci vediamo sicuro. Ciao, notte.